quelle belle ingiacciate. Grazie, ma bellissimo, non pensavo. Grazie mille. Grazie di cuore, ma volevo esserci, stavo preparando tutto, vedi che l'avevo proprio pubblicato. Ecco fatto qua. Oh, uno, due. Grazie per il video. Grazie. Sono tantissimi, non ci posso credere. Non ci posso credere. Sono troppi. Mi censuro, chissà che maglia oggi Jack, proprio trollare. Ho tutte, questa è speciale, tarocca, la Juve non ha guadagnato soldi, nebbie. Grazie per il tempo, grazie. No, il tempo mi corre dietro, ma cosa ha fatto il tempo? Ciao Raffaele, io le ho tutte, guarda, le ho tutte. Oppure la maglia di Ronaldo, ma non è dell'Inter, anche se ha i simboli dell'Inter da qualche parte, ma la maglia... Devo sistemare bene il campionamento audio. Perciò è quasi pronto, Raffaele. Oh my god! Regalata a Risio! Cosa succede oggi? Ciao Eva! Devo emozionarmi all'inizio della live, ragazzi. C'è già palpitazioni. Oh, già, come si dice da mia parte, c'è palpitazione. Già, palpitazione, mi esplode tutto. Incredibile, grazie di cuore, veramente. No, beh, non dovevi... È troppo, però vabbè, grazie di cuore, veramente. Risio, quindi Risio, ragazzi, Risio. Grazie per Monza! Forza Inter, grande Monza. Grande Monza, vabbè dai, te la concedo, d'altronde giustamente uno tifa la squadra che vuole. Oh mio Dio, è potentissimo, grazie di cuore, veramente, sono le giornate indimenticabili, ragazzi. Cos'è sto simbolo? Perché poi c'è grazie una roba così, grazie. Come se fosse... Non lo so, un gesto stupido, lo devi fare così. Ecco come si fa. No, non sono capace a fare il cuore. Mi spiace, non sono capace a farlo. Oh, grazie Ema, veramente. Add points. Devo dargli, non so, beh, ti do 100 punti. Non so quanto darti. Grazie per il dito. Chi è Tosi? Tosi, comunque grazie perché oggi vedete è un'aura potentissima, mamma mia, bombardato, eh! Hai un'aura potentissima! Per me vale più questo di qualsiasi hype train, veramente, vale più questo di qualsiasi hype train, lo assicuro, grazie Ema. Grazie per i bimbi, grazie. Ti dono 5 milioni euro. No, non lo farei mai, perché io non farei mai svuotare il portafoglio, anche se fosse vero, io non lo farei perché non farei mai svuotare, mi rifiuterei di far svuotare il portafoglio utente, eh. Segnatevela, questa mai, eh. Non venderei mai un utente per una battuta. Adesso si vede, eh. È la capture card di Northside. Infatti, ho capito, ma perché no? Ma perché non va? Cioè, non è normale che non deve andare, eh. Sì, ci credo. La campana. Ma non so perché. Tenemos que ir. Cosa? Dobbiamo rifarci quello che abbiamo fatto la volta scorsa, vi ricordate? Io ho fatto sposto di qua la chat box. Comunque grazie ragazzi, grazie Tizio, grazie Ema, grazie di tutto. È bello essere qua, grazie anche a Raffaele, perché la compagnia è sacra, veramente, la compagnia è sacra. È la cosa più bella. Sei morto! Qui ce n'è uno. Visto? Oh, mi vuole beccare. Memore magna... Ma questo mi becca, veramente. Oh. E qui sarebbe da usare la fiaschetta. Ah, ma sono ferito, quindi devo usarla questa. Giusto. Sono ferito. Allora, vediamo un po'. Stiamo cercando di esplorare tutte le stanze. Ciao, tipi della notte. Beh, i tipi della notte li ringrazio perché sono parte di un gruppo micidiale in cui dovresti rimanere di più. Grandi tipi, grandi. Per la gallina, grazie, veramente, e lo penso davvero, grazie per la gallina. Follow away, io faccio una chiamata, va bene Raffaele, noi intanto devo fare un suo... Un pollo! Mamma mia, pollo. Un pollo sott'olio, vale Raffaele, grande. Andiamo a posare. Allora, vi spiego per chi non avesse mai visto Resident Evil, cosa succede se combini queste?
rossa, rosso verde, giallo blu, tutti i colori che vuoi tu. Era il coro, non era il coro da stadio, non penso fosse il coro da stadio, ovviamente, no. Diciamo che è un coro abbastanza famoso, non chiedetemi perché. Ed eccoci qua, ci siamo. E cerco di coprire come posso lo sponsor della maglia. Non è grave, ma non voglio sponsorizzare nulla io, non voglio nulla di sponsorizzare, però sono quelle maglie storiche, perciò facciamo così. Ecco, fatto così, evitiamo di sponsorizzare. Ho mangiato di un male, il riso strabollito è diventato tipo semolino, mamma mia, semolino. No, neanch'io, assolutamente, mi dissocio, assolutamente, ma non è la Juve che sto sponsorizzando, è l'altra cosa che è sotto, che compare ogni tanto, bisogna evitare queste cose. Io mi dissocio da quanto bene è stato detto. Assolutamente. Absolutely, come diceva il nostro amico... Fred Bongo. Non hai detto quella roba di Fred Bongo. Comunque, ragazzi, pazzesca la classifica dei beat, veramente. Vi spiego come funziona. Avete presente queste mod, cose illegali? Le cose illegali ci sponsorizziamo i whisky, dai, cose illegali, no, sto scherzando, dai. Ecco qua, queste qui sono al momento sbloccate, e poi quando riesco a arrivare, se mai arriverò, che qualcuno arriverà ai 10.000, oh mio Dio, la volpe, bellissimo, che bella, la voglio afferrare, è diventata grossa, da lì è piccola, ma è carina sta volpe, quanto è bella sta volpe, cioè veramente, non la trovate carina come volpe, cioè non vorreste avere una volpe del genere, questa qui guardate, è stata generata, guardate, ha uno sguardo perso, non vorreste avere una volpe così in casa? Cioè, dire, che bella volpetta! E vedi, con lo sguardo tutto allucinato, veramente, sotto sostanze tossiche, sta povera volpe. Vabbè. Bruciamo tutto. Alla base della società c'è il bruciare i cadaveri, no? Per chi? I tipi della notte, va bene. Non è un grande spreco, anzi, è simpatico. Però vorrei darlo anche al Game Cats. Come si chiama? Game Cats, anche lui. Dai, tutti e due, dai. Tutti e due, ragazzi, siete VIP per tutta la live. I cari amici Game Cats e tipi della notte. La maniglia sta per cadere a pezzi. Procedere, sì. No, è carina sta volpe, mamma mia. Che dolce. È un volpino. Fugo. Ah, eccolo qua, l'altro cadavere. Dagli fuoco. Mamma mia. Che roba. Avete visto? L'abbiamo bruciato. Allora, è chiusa la mia famiglia Spencer. Questa qua è una stanza interessante. Anche questa qua, non so se posso già aprirla. È chiusa ancora, mannaggia, armatura. No, grazie per la panico, voce, grazie. Panico, paura. Esatto. Che bella però, veramente. Grazie mille. Io non so se qui ci sono cadaveri, ma qui ci vado dopo, perché questa qui è la stanza del fucile. E mi serve il fucile finto, che non so dove lo trovo. Fucile finto, ma da qualche parte lo farò per forza. Mi fa paura la clip del cane tizio. La clip del cane tizio è carina, è inquietante, ma è carina. È inquietante perché dice delle cose allucinanti, piano inferiore. Quindi lo troverò per forza, magari dall'altra parte. Quanto costa il lavaggio lo schermo? Bella domanda, quanto costa? Non lo so, ragazzi. Gratis, grande, gratis, incredibile, gratis. C'è anche il coach che dice home, incredibile, il grande coach. Ciao coach. Oh boia, mi ero dimenticato che ci sono ancora i cani. Vai, evita. E uno. Oh, ma c'è anche l'altro, c'è suo fratello. Ragazzi, io ho visto John Wick 4 e c'è sto cavolo di cane fortissimo in John Wick 4. È terribile sto cane di John Wick 4, è una roba micidiale. Cioè, veramente, ma la caldaia. Molto cherosene, sì. Abbiamo capito la fischietta. Ma veramente, non avete idea, John Wick 4 c'è un cane fortissimo che sbrana tutti su comando, è fortissimo. Ho visto ieri quel film, fra ieri e sabato, ho visto metà sabato e metà ieri, mi è piaciuto, lo raccomando tantissimo, è veramente un gran film, ci darei un voto per chi ama l'action, almeno 9, no, quello un po' più buono, dai, quello un pochino più gentile, non è così sbranoso e affamato. Ah, ma io volevo prendere questa, ma sono pieno come sempre quando gioco con Chris, è un bel disastro. Adesso però andiamo, almeno so cosa fare e non ci bloccheremo.
Lo sputo, no, lo sputo, poverino. Spu, spu. Quanto andremo avanti oggi? Quanto riusciremo a fare, ragazzi? Avete... Secondo voi? Secondo voi? Comunque bellissima la classifica dei beat, ragazzi. La classifica dei beat è pazzesca. Abbiamo anche uno... Uno che non esiste più nella classifica. È stato mangiato dagli zombie. È stato mangiato, tieni. Non c'è più. Non so che fine ha fatto. Oggi faremo la 0,1%. Lo so, è lungo come gioco, è lungo, eh. Ovviamente uno che sa esattamente in che direzione andare si riesce a far tutto, ma io impiegherò il tempo che ci vuole. A me interessa comunque sistemare sound. Sta cosa devo cancellarla, lo sai perché devo cancellarla? Lo sai perché? Perché non parlo di gente, non parlo di gente, per ovvie ragioni non parlo di gente. Lo sai, tu ne... Almeno io... Io non parlo degli altri alle spalle, io non parlo degli altri, meno io, eh. Poi gli altri facciano quello che vogliono, ma io non parlo alle spalle di nessuno, onestamente. E sono emozionato di essere qua, comunque dicevo grazie ancora. È una bella giornata perché, fra l'altro, non è bella di tempo, perché qui è previsto il finimondo, l'apocalisse zombie, è previsto veramente tutto, ma veramente tutto è previsto. Ecco, posso far così, guardate, vedo che spero un po' di spazio. Sus, addirittura sus. Abbiamo una rapina, il coach che fa una rapina. Ciao ragazzo, come stai? Io sono in viaggio in Grecia. No, grande Spock, com'è la Grecia? Me ne parlano sempre tutti, dicono che ci sono... c'è Kratos che si butta dalle montagne. È vera sta cosa, mai incontrato un Kratos che si butta dalle montagne? Kratos decide di buttarsi dalla montagna più alta di tutto l'Olimpo. Mannaggia, ecco qua. Quando faremo le tue... Ciao Leonardo, ti spiego! Ti spiego! Ciao Leonardo, benvenuto! Come sempre. Welcome! Ti spiego tutto. Ho il PC bollente e i giochi Play 2 mi stanno facendo bollire. Riesco al momento a giocare. No, il programma, lo sto spiegando. Ma no, ma glielo sto spiegando, tizio, perché c'è una ragione per cui l'ho dovuto togliere. Ma anche spero fine agosto, spero. Io appena cala un po' la temperatura lo gioco, perché io adoro il Retro Gameplay 2. Però al momento trovi sicuramente su YouTube, trovi Retro Gameplay 1 con... E poi sto pubblicando i video vecchi. Retro game, Sto portando FIFA baby. 2001 e FIFA 2000, la carriera col Bari su FIFA 2001. E la carriera su FIFA 2000, ma dove vanno messi queste? Qualcuno sa dove va messa sta cosa? Perché io vorrei metterla, ma al momento non mi sembra il massimo dell'intelligenza mettere sta roba. I saluti fanno proprio per sé. No, Spock, la gente è buona. Ah, beh, qui, ah, beh, l'inglese, vabbè, ho capito, l'inglese, ho capito. Fischietto per cani, ah, ok, ho letto su Telegram. Eh sì, ma ci sono rimasto male anch'io, perché a me spia... Io adoro veramente, io adoro tantissimo questa cosa, veramente. Adoro Retro Gameplay 2 e ammetto che probabilmente è la mia parte preferita, ma si surriscalda troppo, si surriscalda veramente troppo, è una roba allucinante. Io non ho mai problemi ad ammettere che adoro la follia la giornata Retro Gameplay 2. Botanica. Saltiamo perché ti racconta delle Io mi erbe. Mi dissocio da diverto con quanto è nulla. appena stato detto, Mi diverto che con nulla, non è che dovete assolutamente fare qualunque cosa. Vi voglio già bene così. Vi voglio già bene così, comunque è grande, davvero, magari. Fatto un regalone. Il logo non si vede tanto. Ma cos'è quella? La famina, quella nei supermercati. Sarà la famina, sarà quella lì, no? La famina. Ah, la famina. No, non sto, non si può dire, devo cancellare sta cosa. Ragazzi, è brutta quella parola con la M. Devo proprio bloccarla poi col bot. A tavola, questa qua di supporto di me, dove va messa? Qualcuno lo sa dove va messa sta tavola? Io l'altra volta mi ho fatto entrare tutti gli zombie. Non mi ricordo da dove però. Armatura. Dovrei riuscire anche a sbloccare questa. No, è chiusa. No, la chiave! Mannaggia la chiave, ho dimenticato la chiave, ma sono un pirla io. Ho dimenticato la chiave più importante. E ci credo che non si apre. Ci credo che non si apre. Mi serve la chiave qua. Sempre sopra un camino. Come sopra il camino? La tavola? Ma la tavola sopra il camino? Ah! Quella maglia è Jack a stagione 2002-2003, sapete che indovina il nome? Eh sì! Vediamo se azzecchi! Bravo, 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 bravo Simone! Mamma mia, ragazzi, Simone
è un pozzo, conoscenza, che rispetto, grande Simone. Cavolo, esatto, 2002-2003, concordo, corrisponde benissimo. Che AFA in Calabria, sai c'è il logo, ma il logo è tagliato, poi voglio dire, 2002-2003, magari questa pubblicità qua non esiste più oggi. Io mi dissocio da quanto è appena stato detto, eh. Allora, facciamo la legge del taglione, ovvero quella che andiamo giù e facciamo tutto. 40 gradi, sì, lo so, è micidiale, fa paura il tempo qua. Fa paura il tempo, ragazzi. Scommetto Nedved o Del Piero. E hai vinto perché la risposta è uno dei due. Si vede? No, aspetta un cavolo. Si vede? Si vede? Ecco qua, è Pavel Nedved, numero 11. Ho bloccato però la M, Jack, non si vede più. Quindi se lo scrivo... Ok. No, anche quella, bellissima. Non, io lo so, se lo scrivo io si scrive. lo so che si devi scrivere uno non mod, esatto. Ah, già, è giusto, i mod possono fare quello che vogliono, è vero, questa cosa. La dimentico sempre, è triste, va vero. Chiave spada, beh. La spadina incredibile. Devi scrivere uno non mod. Comunque ce la facciamo, grande Simone, veramente. Simone ha appena vinto, ti regalo un sacco di punti per aver vinto questo, ti regalo... punti di points, ti regalo 10 punti, che sono tantissimi, ci vogliono tipo mezz'ora, no, non ci vuole mezz'ora, penso 10 minuti per farsi 10 punti, quindi ole, figurati. E, beh, niente, la top, ancora un mesetto, posso regalare qualcosa di Simone? Sì, se vuoi, una lampada, vuoi regalare una lampada del signor Hans, con me. 2000 punti, per lui, va bene, oh, no, ok, lo faccio a lui, va bene. Va bene, non ci sono problemi. Vediamo la top 20. Simone dovrebbe esserci, credo. No, forse no, perché questa è proprio storica. Sono. Ad point, sì, è un comando mistico, assolutamente. Quei comandi da moderatori. Ecco qua. È per modificare. Però se vuoi vedere i tuoi punti, puoi fare onore e mese. Tanto mese, cioè, ci sono tre mesi. Io ho qui, vabbè, lascia perdere il video. Troppo buono, esatto, per divertirmi assolutamente, ma certo, ovviamente poi non ci metto mai pressione per queste cose. Quot 176, vediamo qual è, sono curioso. Quot 176, il magico span di Steve. No, non posso leggere quel nome, ragazzi, il magico span di... Porco cane, c'è una ragione per cui non posso leggerlo, c'è una ragione, ragazzi. Perché non mi fai aprire? Ah, devo aprirlo così... Io pensavo fosse come nel 2 che tu la apri e la metti sulle finestre, invece, pac, ti trovo un foglio di carta. Altro che supporto. Twitch, io mi dissocio da quanto è appena stato detto, eh. Non me lo fa fare! Perché non me lo fa fare? Ma perché non me lo fa fare? Ma cos'è sto inganno? Sta roba. Dai, ti vogliamo bene, Stefania, sì. E quindi? Ho fatto uso. Ah, ma adesso sì! Che figata! Bellissimo. Villa mappa, mamma mia. Ragazzi, che roba, è super... Emma è il top giocatore di sto gioco, lo conosce a memoria. Grande Ema! Grazie Ema, siamo salvi, grazie a te! Lord Ema, faccio... Ti metto sto sound qua. Da tutto quello che ha detto c'è da tirare una somma sola, che sei una merdaccia! Non era per te, era divertente il sound, ma non è per te, ovviamente. Ma perché Pino Scotto ne dice tante, eh. Abbiamo avuto un ospite... No! Non era per te. Oddio, scusa Eva, sembrava una cosa bruttissima. No, ma aiuto. Uno ti aiuta. Eva, no, non posso leggere per mai. Ok, cercherò di non... Eva. Allora, va bene, ce la possiamo fare.
possiamo fare. Sei stato nominato. Incredibile, ragazzi. La chiave spada, beh. Niente di utile. Io ce lo vedo. Ragazzi, c'ho la spada, c'ho la mela, c'ho la spada, Salerno, Reggio Calabria, bei posti, posti. Va bene, abbiamo finito questa zona per ora, andiamo questa, andiamo sotto, perché sotto c'è sicuramente della roba da fare, roba selvaggia, come la Lucarelli, c'ho la fiaschetta, selvaggia come la Lucarelli, che brutta frase, suona malissimo, cosa? Aspetta che tizio ha scritto, puoi dirlo però. Cosa? Sono passato Windows 11. No, il coach ha fatto l'upgrade. Non è possibile. Coach, è passato la tutta sta tecnologia. Cosa ne pensi? Cosa ne pensa coach? Tutta la tecnologia del mondo, Gemma blu. Questa dobbiamo portarla poi. La gemma blu. Anche questo qua. Poi ce lo facciamo. La villa maletta oggi. Esatto. Giochiamo a Resident Evil 5 e non solo voglio di niente. Ma sì, non potrei dirlo tecnicamente, ma in effetti ti fa pensare, è un gioco che ti fa pensare, dici, l'ambientazione e il modo, soprattutto perché tu affronti tribali nel 5, ti affronti tribali... Oh, guarda il nostro amico, e noi lo ignoriamo. È saltata la testa, non dobbiamo neanche colpire la fiaschetta, grandissimo. Ma Chris c'ha una mira, ragazzi, Chris è un mega pro di ste cose. Quindi non possiamo andare giù? Qua sotto sì. Sotto sicuro possiamo. Meno non ci abbiamo il jumpscare, poi lo torniamo dopo. Chiave spada, visto? Chiave spada. Oh, grazie per la gallina, grazie. Grazie per la gallina, ragazzi. Per le galline. Niente a dire. Grazie per la gallina, grazie. Questo zombie qua lo lasciamo lì, non ci fa niente. Un pezzo di carne di natura non identificata. Ma cosa, che carne mangeranno? Ma sarà roba buona, vero? Sarà roba buona sicuramente. Anche qua c'è uno zombie. Io non mi fido di questo. Posso bruciarlo? Posso bruciarlo? Se poi diventa Crimson Head? Che figo, me lo fa bruciare mentre a terra. Mamma mia. Abbiamo dato fuoco. Anche te, anche te. Uno che preferisco non avere come Crimson Head. Ok. Abbiamo fatto pulizia, Niente Crimson Head in sta stanza. Mi dice che c'è ancora qualcosa da prendere, ma non lo vedo. Forse quando si torna più avanti ci punterà. Vabbè, andiamocene allora, peccato, peccato. Ah, eccolo! Ciao ragazzo, sei in gamba, come stai? Grande coach. Mi dice il ragazzo. Attenzione, attenzione, arriva, arriva. Io sono a meditare. Non è una novità, Un grande coach medita sempre. Scappa. Vai giù, vai giù. Attenzione che non so se è morto questo. Ma questo qui è bruciato? Questo qua sì, è bruciato. Si è morto, però tornerà come Crimson Head, purtroppo, perché non ho più fiaschette. E quindi sono problemini. Zombie alla diavola, grande, ti ringrazio io se la meditazione non vivo. Ma la meditazione l'ho fatta anch'io per tanti anni, per alcuni anni. Dovrei riprendere, perché mi fa star bene. È qualcosa di ottimo. Ogni tanto sogno di meditare, quindi, per dire. Ce l'ho sempre nel cuore, la meditazione. Sempre nel cuore. Occhi piccanti sulla pizza. Ok, andiamo avanti. Bene. C'è sempre da prendere quella chiave finta, la fake chiave. Quindi ci... Ma no, ho visto. Io sono dal PC, ho visto. Ma penso di aver capito il motivo. Poi però bisogna risbloccare quello. Penso se lui dice ciao, mi chiamo... Perché ti ricordi, una volta ne abbiamo avuti tre in chat con quel nome, tre persone con quel nome in chat, pensate che roba, è stato un trip mentale allucinante, tre persone in chat con quel nome nello stesso tempo. Sì, esatto. Poi però bisogna sbloccarli, perché poi arriva e dice, oh mio Dio, no, ok, va bene,
Va bene, va bene. Beh, giustamente, a volte sono nomi un po' strani. Ricordiamo, devi ricordarmelo te, perché io non posso durante le live sbloccare le robe. Dico, come faccio? Ok, stavolta dovrei riuscire ad andare al salvataggio, si spera. Una volta ce la dovremmo fare, dai. Penso che ci siamo quasi. Sì, ci siamo. Questa qua, sono sicuro che è chiusa. Infatti, chiusa chiave dall'altro lato. Ma si sblocca, c'è solo sì. Frank Kafka, il più famoso citazione esitivo che adesso è vero, vero, c'erano le frasi di Kafka in quel gioco. No, questo qui diventerà un Crimson Man anche lui, aiuto. Poi diventano forti. E con la pistolina non ci fai molti danni, Crimson Man. Allora, qui abbiamo questa che è chiusa. No. Ho paura di andare qua adesso, perché questo deve essere quel luogo. Sei morto! Esatto, cioè. Sempre bello sei morto. Va bene, ma io dovevo cambiare. Devo dire di cosa. Vecchia chiave. Avevo una vecchia chiave con me? Figo. Però aspetto. Oh boia. Qualcosa di brutto. Eccolo qua. Ci ho perso. Grande Richard. Adesso arriverà anche l'altro. Che tensione sto pezzo però, eh. Chris va bene, gli colpisce la testolina. Proiettili che sono quasi finiti, ormai, eh. Penso che sia morto. Credo che sia morto. No, è vivo! È un non morto vivo. Ok, testa saltata. Bene, uno in meno da fargli la lavatina di capa. Sei morto. Hai aperta? Cosa ho aperto? Che porta è questa qua? Ah, la villa! Grazie, l'occhio della tigre. Boss fight, mi unisco. Boss e rapina. 10.000. Grande, ragazzi, grazie. Leggendario. Se volete vedere i vostri punti onore, siete curiosi di vedere come va, per queste rimangono per sempre, non è una classifica sta cosa. Potete fare punto esclamativo onore e vi dà il punteggio, questo qui. Tanto sappiamo tutti che non è morto, eh. Lo sappiamo, io morirò. Ma certo, ma... Sta andando tutto male! Grazie. Bini ha una voce strana, ma è un musicista di massimo rispetto, eh. Io Bini lo rispetto veramente. Lo prendono in giro, ma non ha senso, perché è veramente un maestro. Bini. Ma non c'è nulla su questa stanza. Che roba. Barry vi riempiva di premi, ma lui non c'è. Ma lei no. Quindi non c'è nulla al momento. Pillole d'Elisir. Elisir. Ci piacciono gli Elisir, ragazzi. TG Reaction, vediamo un po' cosa c'è su TG. Io morirò. No, Iman. Reaction al canale di Domenico. Pubblicità. Guardi la pubblicità. Cosa sta succedendo? Non posso farla sentire. No, ma non posso farla vedere. È copyrightato. Che dire, è vero, ma è copyrightato questa leggenda. C'hai il copyright, vi assicuro che pure lui c'è il copyright. Fortissimo, però. Sentire quando parla. Che bello. Che poi, fra l'altro, il riff è veramente di metal vecchia scuola, eh. Fidatevi di me. È metal vecchia scuola, è pazzesco. Non posso farla vedere che è la sorpresa. Ah, la sorpresa, ma non è quel tipo di sorpresa lì, eh. È Rabini. Vedi che si interroga su cosa sta succedendo in questo mondo. Dice, cosa sta succedendo in questo mondo? Però prima di prendere questo, guardate qua. Forse ho capito dov'è il fucile. Ragazzi. Sono emozionato. Sono emozionatissimo perché so cosa c'è qua e mi divertirò tra poco. Però non c'era uno zombie qua vivo una volta. Ma non è che mi esplode qua, mi esce qualche zombie? No. Devo andarmi dentro. Ah, devo usare la vecchia chiave. Ah, ce l'ho la vecchia chiave. Questa mi serve tantissimo, veramente.
Escono le cani. Oh no, i cani! No, i cani li odio in questo gioco. Un fucile. Vabbè, adesso ci pensiamo. E dicevi, TG lo conosci? TG in che senso? Ah, questo qua, vediamo un po'. Sì. Oh, il mio preferito! Il mio preferito. Che ho fatto? Aspettate, aspettate, aspettate. Facciamo così. Voglio posare una cosa prima. Un secondo, eh. Che bello quel video, me l'avevo dimenticato di averlo. Fammi uscire da qui dentro che c'è la musica. L'avevo visto, eh. Beh. Wow, un video dei suoni, mandami il link. Sì, lo posso anche mettere. Tanto è roba mia, cioè, posso anche metterlo. Però ve lo faccio vedere un attimo in diretta. In diretta. È uno dei rari volte. Io suono, ma non quasi mai salvo. Ecco qua, si vede? Ma in realtà no, tizio, non so. È tizio, è sempre lui. In una stanza piccolina io. È una stanza piccola. Dammi 1000 punti. Ah, dopo glieli do, va bene. I punti metto su sulla tastiera. Ecco la mia scala blues. Senza guardare, classico. Ora, il pile. No. Sto già soffrendo così. Peccato che non posso alzarmi di così. Ah, ho fatto un errore. Si nota, stavo guardando là. Sentite, Elefantiasi. Sì. Senti adesso, Adesso parte il giro. Fatta io questa. Ah, ho sbagliato. Beh, un blues dal vivo, è vero. Certo che c'era il mitico Nico, grande Galvo. Sentite, Per me è un esercizio di stile questo, lo faccio anche per allenarmi e velocizzare i movimenti. Ogni 4 poi cambio. Ma mio, come ero vestito, sto soffrendo solo a vedere il vestito. Ah, queste cuffie ogni tanto, se non sentivi audio, esplodeva l'audio interno. E beh, facevano morire queste cuffie. La data, adesso la guardo. Avevo suonato anche i Pirati dei Caraibi una volta, però non l'ho messa per ragioni copyright. Tanto dura ancora un po', Tranquillo, tranquillo Simone. Ok, that was my blues scale, my scala blues. You know the... il portatile, che nostalgia. On the scala blues, virtuoso on the scala blues. It's a typical. Ah, vabbè, va, non come qualcosa. Which means from a point to the l'ottava superiore. L'ottava superiore. Però, a noi ci piace il blues, esatto. Questa caratteristica qua. Which are different from the basically. Minor. Stavo spiegando a Risio che è in inglese, quindi. Which is this one. But this one is, you know, the difference. You can see the difference. È una scalata. Cioè, vediamo un po'. Un anno fa, ma dove si vede? Ah, 11 aprile 2022. Sì, 11 aprile. Era per ringraziare Riso del grande supporto. Mi aveva tipo regalato 15 sub quel giorno, una follia veramente. Quindi è stato pazzesco. Però comunque vi ho passato il link nel caso mi servisse, ragazzi, se passi un pugno un giorno passo. È certo che ci vogliamo insieme quel giorno lì. Non so come posso portarmi dietro la tastiera, ma in qualche maniera ce la caveremo, dai. Tutto si può fare.
Ovviamente portare la tastiera in giro non ce la faccio, però qualche cosa si organizza. La vecchia chiave. Ciao Ande! Inglese, a parte le mani. Ma tanto vi ho passato il link, vi ho passato il link, così si può sentire quando volete, glielo puoi far sentire, gli ho passato il link. Simone, ti ho passato il link. Perciò va bene. Adesso devo andare un po' avanti perché altrimenti oggi non riesco ad arrivare neanche minimamente vicino a dove dovrei arrivare. Ciao, come stai Andre? Che bello vederti. Potrei vedere un filmato di me che suonavo. Andre, grazie per questa maglia che mi hai passato tu, no? So che l'hai presa, ti ringrazio. Sicuramente Andre l'ha detto, guarda Jack, il mio sogno è vederti indossare questa maglia e rappresentare tutto, no? Sto scherzando, niente. Regina, buonasera. Ecco qua, che caldo ragazzi. Ho messo una maglia che mi copre troppo. Veramente. Comunque ci siamo, abbiamo preso il fucile finto e ce ne fa loco. Buonasera, buonasera. Sì, ma qui ci sono veramente i cani, mi sa. È vero, vero, confermo. Confermo, era scatenato. Troppo gentile, veramente. Chiuso le belle armature. No, l'armatura, non posso andare là. Ho paura dei cani. Ho paura dei cani. Arrivo dei cani. Allora, diamo fuoco a questo individuo, magari. Vado per cambiare. Ok. Quando non sai che fare, dai fuoco a qualcuno e passa la paura. No, sto scherzando, vedete. Mi ha regalato da Andrea, mi ha detto, no, non è vero. E già mi dice che c'è. Grazie, grazie, io sto ancora imparando, Non si smette mai di imparare. Questo qui ha la testa, questo, ma non li avevo fatto saltare, tipo, prima? Ma quante teste c'hanno questi? A me sembrava che gli avevo fatto saltare la testa. Devi dar fuoco ai corpi. Oh, grazie Fede Grandio! Benvenuto, benvenuta, benvenuto. Ok, come stai? Grazie Fede, grazie di cuore. Ciao, anche tu fan di Resident Evil, della serie? Benvenuto a questo canale, grazie, grazie, grazie. Oh, ottimo, ottimo, vabbè, io sto... Spero che ti farà piacere sapere che a breve inizierò, giocando dopo tanti anni, Resident Evil 2 originale. Lo so, Resident Evil 2 originale, che è quello Play 1, ce l'ho lì pronto su disco, quindi non vedo l'ora, sono emozionato perché ai tempi facevo le speedrun per sbloccare anche Tofu, e oggi sarò sicuramente indegno di giocarlo, veramente indegno, purtroppo. Ok, andiamo a partecipare anch'io alla boss fight. E quindi eccoci qua. Certo Tizio, certo, già fatto, ti ho anticipato, ho pensato qua, bisogna fare di fretta. Ah, di fretta, non di fretta, niente, non c'è fretta. Devo fare una cosa velocissima, e qui è pericolosissimo sto pezzo, perché devo andare fuori dove ci sono i cani. Ma prima salvo, perché non mi fido. Partiamo da questo. Ah, ma qui non c'è nessuno, perché già gli ho tolto la testa, quindi... Gli è saltata la testolina lui. Vado prima qua un attimo. Lo so, ma io non sono della Juve, Non sono della Juve. Intanto le metto un po' per nostalgia dell'epoca, perché questa è la maglietta di Pavel Nedved, quindi... Lo adoro tantissimo come giocatore. Lo chiamavano l'angelo biondo della Repubblica Ceca. È infatti un grandissimo, secondo me. Un grandissimo. Se non distruggo questo, succedono brutte cose. Ecco qua. E anche questo è andato benissimo. Sono più sicuro. Ce n'ho un altro da eliminare nella stanza di sotto, ma non lo faccio subito. Dovrei farlo prima o poi, dovrei farlo sicuramente. Ma è l'ufficiale degli arbitri. Bellissima battuta, Andre. Sì, è vero, è vero, è vero. Gli arbitri amano questa maglietta, assolutamente, questa cosa è vera. Allora, facciamo un po' i codardi per una volta e salviamo prima di andare ai cani, perché l'ultima volta non so come sono sopravvissuto con quei cani. Nedved forte, più infame mai visto in campo. Come mai? Perché? Come mai, Andre? Sapevo che a volte fingeva... Non è un... Stavi giocando a Resident Evil 7. Il 7 è molto carino. Ha ripristinato quella sensazione di horror che non si provava più dai tempi del 5-6. Per quanto a me il 5 stranamente piace. Non fucilatemi, mi piace veramente per ragioni strane. Il 5 mi piace per una ragione veramente strana. Allora, sto fucile conviene che lo porto di là. Eh sì, tanto sapete dove lo metto lo fucile. Sapete benissimo in quale stanza va messo. Provocava, è vero, ma provocava. Ciao Lupin, guarda qua, siamo passati con Chris, eh. Dopo quel finale, abbiamo fatto il finale senza il boss finale con Jill, mannaggia. Perché non portando Barry, il boss finale è saltato. Ma se non salvo.
Siamo nato dai cani. Proprio il 5 ce l'abbiamo sempre contrastanti. Perché a me in coop piace il 5, in coop piace. In singoli. Ciao, grandissimo. Bentornato comunque. Oggi sarà una settimana quasi tutta Resident Evil. La parte domani che faccio Retro Gameplay 3. Gli altri giorni faccio Resident Evil, ragazzi, Resident Evil. Dai, che dimentico sempre di caricare la fiaschetta. Chris è la mitica e unica Rebecca. Cioè, esatto, poi ho pensato, incontreremo Rebecca fra un po'. Pensavo di incontrarla già la prima volta qui dentro. Pensavo di trovarla subito, invece... Mi sa che la incontro prima del serpentone, mi sa che la incontro prima del serpentone. Io non ho... Fra l'altro non ho ancora i trofei di Chris. Non ho mai giocato questa versione con Chris. Sace, ma niente fagioli felici? Perché no? Ma non lo escludo minimamente. Tanto adesso... Questa settimana è speciale perché volevo finire il gioco, ma non escludo assolutamente, anche perché io vorrei portare un multiplayer ogni tanto in coop, ci sta Resident Evil 5. Sempre giocato in coop io, quelle poche volte che l'ho fatto con la CPU mi arrabbiavo con Sheva, il resto mamma mia. Vabbè, chiedo, intendevo breve, ma anche... No, ma infatti il piano c'è, Andrei, il piano c'è, in sto periodo sto giocando da altro, offline. Ah, guarda, a me comunque tutto sommato mi ha divertito alcune parti, gli enigmi dipende, perché c'è quel livello nel villaggio tribale che è veramente, ha degli enigmi veramente allucinanti quel livello, ma veramente allucinanti, perciò, cioè, ce n'è uno solo in realtà allucinante, quello l'ultimo degli specchi. Mi sta spegnendo sempre più la fiamma. Come? Cosa è successo con Warzone? Tu sei amante di Warzone e avevi un hype quando è uscita la nuova stagione. Non è possibile arrivare alla boss fight quando non c'è niente intorno. Sì, è vero. Ma è un po' su binari quel gioco, diciamola così. Un po' su binari, però alla fine tutto sommato mi piaceva l'ambiente africano a me. Devo dire, a me piaceva l'ambiente africano del gioco, mi è piaciuto come settaggio. Quei personaggi non è male, ma no, ma alla fine, vabbè, abbiamo Josh che purtroppo è messo un po' lì perché ci sono state alcune polemiche prima che uscisse il gioco, ci hanno messo Josh. Mercenari è figo, Mercenari è bello, Mercenari del 5, devo dire anch'io che è fatto molto bene. Allora, la piantina, come sempre, la tengo come emergenza, no, la prendo una pianta, ci sono i cani, ragazzi. Ah, non puoi. No, ma non volevo usarla. volevo solo prenderla. Ora sto tryhardando. Ma com'è Hitman? Ti sta piacendo, vero? Cioè, le strategie di quel gioco. A livello strategico, Hitman è una genialata. Bisogna ammetterlo. Fatemi un attimo prima aprire qua. Prima di chiamare il cagnolino. E qui veramente si vede che è un posto da... vita da cani, ma nel senso buono. Fatemi aprire sta porta. E purtroppo devo proprio farlo fuori, perché il cane ha qualcosa che mi serve. Io pensavo, arriva un cane. Invece ne arrivano due. Oh. Ah, non so bravo a schivarli. Eppure c'è la strategia, eh. Non posso lanciargli la granata sui cani, no. Non posso. Mi sa che non posso. Beh, almeno... No, non voglio fare il primo game over. Ok, il primo è andato. Schiva. No, non ammazzarlo. Dai, che ce la puoi fare. Chris, mi sta liberando. È andata. Siamo mezzi morti, ma è andata. GG per noi. Già ti ho scritto in privato, va bene. Voglio vedere cosa hai scritto. Collare ci servirà, perché sicuramente ha qualcosa di utile. Questo collare. Guardo subito, eh. Forse non... Sì, ti do la mia mail. Oh, certo che te la mando la mail. Che problema ho? Sta mail, alla fine, uso per tante cose, prenderlo. Cosa mi fa il collare? Dimentico sempre. Ah, eccola! Devo prendere la seconda chiave, ci serviva, ragazzi. Vi ricordate cosa dicevo prima? Sto cercando questo emblema. Sace, ti ho risposto sopra. Molto, ma la storia, non so cosa sta questo bene. Ma la storia di Hitman è affascinante, mi piace, voglio vedere cosa succede. Voglio scoprire quali sono le connessioni del personaggio. Io ho visto in sti giorni. Certo, va bene, con piacere. In sti giorni, fra l'altro,
Mi sono visto John Wick 4. Come non mi serve l'erba? Si è curato così. John Wick 4, che secondo me è bellissimo John Wick 4, ma bello veramente tanto bello, ma proprio un film, un filmone. Parte lento, ma poi cavolo, è il migliore della saga, infatti è bellissimo. Già io ho amato il 2, il 2 era il mio preferito prima di vedere il 4, ma il 4, cavolo che conclusione. Abbandonare il fischietto per cani, ecco. Mi ha dato una tensione, mi ha messo. Il 2 con Scamarcio, che incredibilmente se la cavava bene, strano pensare a Scamarcio in un ruolo del genere. Cavolo, massimo rispetto, io che criticavo Scamarcio, ragazzi. Perché a me un mio amico ha fatto un corso di teatro ed è arrivato il training di Scamarcio, che ha iniziato a fare un po' il io sono arrivato, ho vissuto, sono una leggenda, dovete far come me, dovete fare in un certo modo. Poi vabbè, non dico alcune cose che non posso dire perché sono private, ha fatto delle cose diciamo che non erano proprio il 100% dell'essere l'etica. Però veramente, mannaggia che faccia da schiaffi che è in John Wick 2, ragazzi. È venuto benissimo il suo ruolo. Ma Keanu io lo adoro, non so se vi ricordate quel film del Surf con l'altro attore che mi spiace che è morto, Patrick Swayze, è morto anche lui. Chi era Scamarcio? Uomini e donne che ne fate? Ma io lo conosco come attore dei film tipo Amore 14, robe simili, aveva fatto di... non so se era Amore 14 o un altro di quelli, ma... diciamo che è un arco abbastanza triste, quello di quei film lì. Stiamo arrivando a prendere il super tesoro. Oh no, tu non sei morto. Poi mi torni come zombie brutto. Ecco, non era abbastanza morto prima di lui. Anche tu non sei abbastanza morto. Io ho sempre paura che mi turnano. Non sapevo che succedeva, boia fauna. Non sapevo che succedeva. Fammi scappare. Ho capito che mi mette le erbe qua. Sono vivo? Sì, sono ancora vivo. L'abbiamo buttato giù. No, via. Granata, guarda come sprecare una granata con lui. Scappa Chris. Non è esplosa. Ok, esplodo. Off screen. Che brutto uso della granata, però. L'abbiamo fatto. Non ricordo chi sia. Point Break è fantastico, quel film ha un significato profondissimo. Comunque quel film alla fine è alla base di film come sono stati in seguito, per dirne uno dei film che ha ispirato anche Fast and Furious, incredibilmente deve moltissimo a Point Break. Dite, ma cosa c'entra Fast and Furious con Point Break? Jack si è impazzito? Non sono impazzito. Fast and Furious, con l'idea del poliziotto e del criminale, questa cosa qua, questo connubio, alla fine è una cosa che l'ha resa, magari c'era già prima, ma Point Break l'ha resa estremamente famosa, sta cosa. Questa cosa degli amici, ma rivali, gli amici rivali, l'ha resa famosissima. Ecco qua, ci siamo. Possa la morte dar pace a colui che raccoglie questo emblema. Ma che bella morte allegra, proprio. Sì, la voglio salvare, assolutamente. La voglio salvare. Perché non me lo fa usare? Ragazzi, perché non mi fa usare l'emblema? Perché non posso usarlo? Manca un pezzo con l'emblema? È vero! No! Come no? Come non c'è di insolito? Adesso sì, meno male. Già. Devo premere qui. Ok, grazie. Ho rischiato un pochettino, ma ci stanno questi rischi, sono divertenti. Esatto, schiacciando il bottone. Ma pensa a te, è vero. Ma intanto faccio delle figure, scusatemi. La cosa bella di Hitman è che pure giocare a poi è vero, io infatti mi sono visto, io mi ero la parte in Francia, mi ero fatto tutte quelle per i trofei, imitazione di chiave, pensa a te che bello è stato. Con Chris veramente ero tu, avete tempo che c'è, lo so, infatti per quello che sto facendo su e giù, con Jill era molto più facile, potevi prendere tanto, ma d'altronde ci siamo abituati, è un po' come Resident Evil 2 quando arrivi alla cosa, cosa prendo, la mitragliatrice
o prendo il borsello. Probabilmente per il gioco B conviene fare dietro scatto un crisi evitato la decapitazione, non so nemmeno io come ho fatto. Se riuscite a evitarla, si può evitare? Come fai a evitare? Incredibile, si riesce a evitarla. Qua ci torneremo più avanti con la chiave del elmo. Ci torneremo. È una stanza fondamentale quella, ve lo assicuro. Va bene, abbiamo la nostra seconda chiave, che tu sei l'armatura, per forza. Chiave armatura. Poi ho giocato con Jill. Ma anche a me piace di più giocare. Infatti anch'io mi rilasso a giocare con Jill, ma con Chris. Mi sono messo con la faccia con tu. No, grandissimo. Non so come hai fatto, ma sei riuscito. Questo capitolo mi è... Ma l'uno è bello, l'uno è profondissimo come gioco. È molto, molto profondo. Quando dicono, ma sì, è un horror. Ma gli horror, ragazzi, possono avere delle trame incredibili, tipo la casa e tanti altri, ma gli horror sono bellissimi. L'altro ha graffiato il muro. Bravo, bravo, bravo. L'altro ha graffiato il muro. Esatto. Vabbè, a sto punto facciamoci tre erbe verdi. Facciamoci la combinazione definitiva. E finalmente possiamo aprire un po' di porte. Questa cosa non mi dispiace per niente. Io volevo andare in un punto, in realtà, perché c'è uno zombie che mi diventa... C'è uno zombie che mi diventa un Crimson Head, se non lo faccio fuori subito. E non mi piace l'idea, non mi piace l'idea per niente. Questo zombie che diventa Crimson Head. Ma i corvi non ti attaccano mai qua, invece. Non ti attaccano i corvi in questo remake. In questo posto, almeno. Non ti attaccano. Ma poi immaginavo molto più tranquillo l'occasione, avevo l'ansia 1000. Sì, per forza... la tensione c'è. Io vabbè, lo tratto in una maniera molto leggera perché mi piace chiacchierare e scherzare, ma è assicuro che in effetti la tensione c'è tutta. Allora, questo qui è chiuso dall'altro lato, lo sapevo. Qua l'apro, ma dobbiamo fare un giro perché ovviamente abbiamo esaurito gli slot. No, ci abbiamo ancora uno slot. Ah, tanto il piano non ce l'ho ancora. Sono solito giocare solo la sera. Anche a me la sera. Io ho giocato Resident Evil Village. No, non è vero. Non è vero perché Resident Evil Village ho giocato in live. Quindi non è vero. Mi sto confondendo con qualche altro gioco che ho giocato la sera. Village l'ho giocato in live. Quindi non facendo le live serali perché... Vabbè, il caldo, dappertutto, queste cose. No! Ho sbagliato, vero? Ho sbagliato. Ma qui c'è qualcosa qui dietro. Mi sa che ho sbagliato, ragazzi. Devo fare un giro. Vedete qual è il problema? È sempre questo il problema. Sempre questo qua. Non hai abbastanza slot e non vado a sprecare le tre erbe. Quindi, il 7, molto meno spaventoso. Ma a me, guarda, io ti dico, la prima metà del gioco, non faccio spoiler, la prima metà del gioco mi ha spaventato, la seconda no. No, Alone in the Dark del 92 mi manca ancora. E avendo la possibilità di giocarli in un modo... Potrei anche recuperarmelo, se mi regge bene, potrei anche recuperarmelo. Io ho giocato l'originale Clock Tower, non parlo di quello Play 1, parlo di quello giapponese, quello su SNES, che ha un sacco di finali, ed è bello, è ispirato a un film di Dario Argento, credo sia Suspiria, perché tu praticamente entri in questa casa, sono tre sorelle che entrano in questa casa, e lì inizia l'orrore, c'è questo che ti segue, TG. Clock Tower 3 è fatto dalla Cartoon Silver. Tre sarebbe... Vabbè, ma anch'io... Ma mi basta... Non si muove. Si è bruciato. Non c'è nulla. Ok, bene. Almeno non abbiamo il Crimson Med. Il 6 è situazione... Il 6 è un disastro. È veramente... È strano da dire. Il 6 è un disastro. Oddio, cosa sta combinando questo genio, tizio? Cosa combina questo genio? Non esiste... È una frase tipica. Ho fatto, cioè, ma quello sono io che... Quando sento musica metal... Sto bene. Sto bene con me stesso. Ok, sono abbastanza nuovo. Ah, sei nuovo della serie. Beh, guarda, ti faccio vedere una cosa. Questi Resident Evil ne ho un bel po', ma non tutti ancora, purtroppo, sulla Play qua. E la fortuna di essere giocatori PlayStation è questa. È questa qua. Che trovi tutto, praticamente, o quasi tutto. Trovi anche addirittura roba strana. E c'è il Code Veronica. Mi manca il saggio con la pianola. Ma io la pianola devo sistemarla, devo pulirla bene, che si è presa la pioggia, tenendo aperto. L'altro giorno mi è entrata la pioggia, devo pulirla bene, che se tipo c'era la pioggia acida, ragazzi, non è possibile. Ma non ci sono le piogge acide, non era acida, puzzava, una pioggia che puzzava. Io ero in diretta, ragazzi, ho detto, ma cos'è sta puzza? Ma puzza. Perché c'era una pioggia che puzzava, ragazzi. Una pioggia aveva un odore orripilante, veramente, orripilante. Non so come dirlo, orripilante.
Se non ci fosse Rebecca, cos'è il principale? Ma Rebecca... Infatti le ho zero, devo recuperarlo per quello. Io ho visto una classifica assurda su un sito famoso che ha messo tipo Resident Evil 0 come peggior Resident Evil. Cioè, è il 6 meglio dello 0. Se non è naturale, puzza di chimico. Ma è la pioggia, è la pioggia. Perché deve puzzare di chimico la pioggia? Quello che non capisco, Andre. Non capisco perché dovrebbe puzzare di chimico una pioggia. Pioggia è una cosa fra le più naturali del mondo. Perché mi fai la puzzetta chimica sulla pioggia? Facciamo sto giro qua, ho già capito che sta stanza qua, faccio prima a farla così. Ho anche questa. Mi sa che si apre adesso, ma... Sì, ma la uso dopo, ci vado dopo qua, perché qui ci sono... Mi sembra che ci sia qualcosa da recuperare di importante, almeno con Giggia. Vero, Jack? Non ne so nulla. Lupin è un genio, ne sa tutto. Per me, lui e il mio amico Macei sono i due pozzi di conoscenza di Resident Evil. Lui e Macei sono veramente il top della gamma. Apro dopo anche questa. Apro dopo tutto. Il top della gamma, ragazzi. Io non so, ho un grande rispetto per i giocatori che sanno, e voi sapete. Esatto, ma lui, io lo rispetto come giocatore, lo dirò sempre. Abbiamo anche avuto delle discussioni in privato, ma io come giocatore lo rispetterò sempre, perché lui ne sa molto più di me, ma lui sa tutto. Lui una volta è andato in una live di gente che faceva approfondimento su Resident Evil, gli ha detto: la piantate di dire cavolate, avete sbagliato tutto. C'è un messaggio di Rebecchina, c'è un messaggio di Rebecca. Vabbè, se c'è un messaggio di Rebecca glielo voglio leggere. Tanta roba, ragazzi, tantissima roba. Né di Wesker. Già. Ma Wesker è un bravo ragazzo, ci ha mandato qui in missione. Ho lasciato alcuni progetti in stanza destra. Vado avanti e cerco una via d'uscita. Wesker. No! Si aiuta Wesker qua! No, vabbè, Wesker, che eroe. Vabbè, Wesker e Chris. Se cercate in rete trovate roba un po' strana con Chris e Wesker. Ve lo posso assicurare che trovate roba parecchio strana con quei due. Onestamente non sono sorpreso perché queste cose con quei due lì non mi sorprendono, però assolutamente le fanfiction di Wesker e Chris, mannaggia, tocchiamo un punto strano del web, fanfiction di Wesker e Chris. E dà un cazzo di nome a Chris, ma prima il mio c'è quella. Che scena era? E quando... ma per caso è la boss fight di Resident Evil 5? Mannaggia, mi ha fatto dei danni clamorosi in Resident Evil 5, mi ha fatto un sacco di danni. È un bravo ragazzo, ma mi distrugge. Il buon Chris. Bene. Questa chiave armatura ce la teniamo con noi. Allora, io non salvo adesso. Leggi su, Master. Cosa ho saltato? Tizio, cosa ho saltato? Metti l'audio, non si vede qui, genio. Come non si vede? Come non si vedeva? Ma non si è visto? Il finale Resident Evil con Veronica? Ma come non si è visto l'audio? Ho condiviso lo schermo. Ma quando condividi lo schermo non ti salta l'audio. Il finale Resident Evil con Veronica è bello, cavolo. Bello, non dico nulla, ma è bellissimo quel finale. Ma il finale che ti dici, no, voglio che vada avanti, si è visto. Aspetta. Skinny. La presentazione, ci sono tizio! Scusami, è apparsa adesso. Apparsa adesso. Ma io pensavo non se ne vedesse. Ragazzi, complimenti al leggendario tizio che oggi è anche stato di grande supporto. È un ragazzo fantastico, è assolutamente merita tutto il supporto del mondo. Perché ci mette passione e ha una rivale in assoluto che è la sua Capture Card. Capture Card, ragazzi, di tizio. Contro tizio, sarà una sfida. Voglio vedere chi la vince. Chi la dura la vince. Streami? Sì! Fede, tu streami? Io seguo Lupin al momento, ma se streami anche tu, con piacere, fammi sapere nel caso. Maledetta Capture Card, è vera Capture Card, lo so. La Capture Card è lì per trollare. Andiamo a prenderci. No, non è. Infatti, non è iscritto ricambio, però ovviamente è una domanda legittima. Ho smesso da tanto, ok. Ok, ho smesso da un po' di tempo. Comunque nel caso, non si sa mai, Nel caso. Ok, non si sa mai che poi le persone magari tornano a streamare. Può essere qualcosa di interessante.
usiamo sta cosa, perché non si sa che magari trova utile. Quella stanza, magari, tanto ci troviamo di nuovo qua. Sarebbe il colmo se vengo chiuso fuori. Sarebbe come se vengo chiuso fuori, nella mia stessa stanza. Anch'io nel caso, anch'io tizio. Ora sto portando Silent Hill 1, portiamo ancora dei Resident Evil. Esatto, mannaggia Silent Hill 1. Come ti trovi con i comandi di Silent Hill 1? La maniglia sta per cadere, sì. La maniglia però poi cade. Grazie, è arrivata la mail. Tanto sono comodo con Gmail, mi piego un attimo. Quando avevo il vecchio PC mi ha mandato un allegato, record. Fatemelo scaricare. Allora, record, eccolo qua. Ma si può sentire o è copyrightata? Con VLC. Oh, va bene. Ah, sono io! Bellissimo! Ho i brividi! Ho i brividi, ragazzi! La minore. Hai subito riconosciuto il giro di la minore. Hai subito riconosciuto un giro di la minore che non è il giro blues. Mamma mia, che bella! Mamma mia, ma sei tu alla chitarra, io sono io alla tastiera, ma. Porco cane, che bella! Ma è bellissima così. Simone, non pensavo di scrivessi tramite mail. Sì, è così comoda la mail. È così comoda, ragazzi. Ui, la chiave armatura! Non l'ho presa con me! Adesso la andiamo a prendere dopo. Sono io, è bellissima. Mamma mia, che capolavoro! Questa me la salvo. Mamma mia. Si devo fare qualcosa perché... Ammazza, c'ho i brividi. Bisogna pubblicare in qualche maniera. Twitch, io mi dissocio da quanto appena è stato detto. Dissocio. Giocato oggi Medal of Honor? No, perché Medal of Honor? Perché Medal of Honor tutti i giochi? Ma Medal of Honor è un po' particolare, non è brutto, però in realtà. Non è da ritmo. Non sembrerebbe, ma. Non sembrerebbe veramente, ma io sono. Adoro i Call of Duty. Vabbè. Se non metto questo, vengo spappolato e schiacciato. Faccio una brutta fine, ragazzi. Jack Lemax è il miglior intrattenitore. A parlare di galline, tiene per ore. Perché sembra Truce Baldazzi, mi tiene per ore. Ma perché devo dire per ore? Non dico per ore, dico per ore. Ma mi segna che c'è ancora un oggetto da recuperare qua dentro. Ma non è vero. Ma non c'è nulla in questa stanza. I resti di qualcosa di bruciato. Ah, non dimmi che devo usare questo. No, voglio usare. Perché mi dice che c'è ancora qualcosa da recuperare? Devo andare, grazie Fede, mi trovi tutti i pomeriggi dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, e domani sarò con un altro. Domani sarò con Retro Gameplay 3, quindi God of War 1 e Virtua Tennis 4. E invece mercoledì, giovedì e venerdì, no, con questo gioco, perché voglio darci dentro. Ah, ma questo. I resti di qualcosa come il fumello, ovviamente. Po. Ecco qua, no woman, no cry. Mi spiace però non vedere sta scena. Alla prossima, grazie. E ti faccio salutare da. lui. Welcome. Il nostro amato mercante. Spero che il 4 sia nella lista dei tuoi giochi, perché il 4 è il top assoluto. Lei un po' meno. È un po' meno, ma. 4, signor gioco. Allora, ho il cane tizio che mi sta leccando lo schermo, mannaggia lui, e non riesco a vedere la mappa. Ah, va via, cane, va via. No, poverino, adesso scherzando, voglio bene il cane. Ok, no, non stavo più leggendo nulla. Oh, c'è qualcosa di brutto! Cosa è successo? No, io scappo. Ciao Maria, io esco. Ecco. Cani. No, io scappo. Non so perché mi sono spuntati, ma... Mamma mia, Marcello! Quella stanza lì ho già guardato tutto, non devo più andarci, per fortuna mia. Non devo più andarci, sono salvo, sono vivo.
Vabbè, per un po' sono vivo, per un po', dirlo, per un po' sono vivo, poi si vedrà, già ti ho scritto in privato, ah ma su Twitch, ok, comunque è bellissima, guarda che sono veramente impressionato, Simone, cavolo, pensavo che fossi ancora proprio la base, pensavo che fossi proprio la base, proprio strimpellare, ma questa era veramente bella, veramente, dov'è che mi hai scritto? Ah ma qui sopra allora intendi? In privato, non mi è arrivato, grazie, devo andare, viva le galline, grazie, grazie Andre, sei sempre una leggenda assoluta, ti voglio mettere questa per te Andre. Andre, che leggenda, ah, va bene, grazie per la gallina, davvero questa gallina, quanto balla questa gallina ragazzi, sono mandati una... è tastierista lui, me l'avevi detto che lui suona la tastiera, mannaggia, sarà una figata sicuramente, sarà bellissimo sentire, quante galline, grazie, grazie per tutte queste galline, sempre non si è lodata la gallina, ecco qua, allora fiaschetta sì, è chiave armatura. Fiaschetta, penso che non ci siano zombie qua dentro, quindi posso anche andare sicuro. Voglio fare una stanza e sono teso per questa stanza, perché questa stanza qua mi fa paura. Ragazzi, mi c'è scritto precipitazioni, speriamo che non, nessuno cada giù. La battuta bruttissima questa. Precipitazioni, magari la gente cade. No, non in quel senso, Quante robe che dobbiamo ancora fare in questa casa. Bella, tizia, bella, sta battuta. Le precipitazioni. Abbiamo già visto il video di prima, abbiamo visto prima. Là che mi manda roba che non si può far vedere, assolutamente. Ho già un Telegram bloccato da roba bannabile mandata da Cla, quindi già, non posso aprirlo. Aspetta, rimando, grazie, rimettiamo ancora una volta. Master! Ma come la suona bene poi? Witch, io mi dissocio da quando appena è stato detto. Ma io non ho le mail aperte, ragazzi, quello è il punto, non ho nessuna mail aperta. Oh moia, si vede tutto! vabbè, succede ragazzi, succede. No, in realtà c'è solo scritto Twitch, in realtà per fortuna c'è solo scritto Twitch. No, non si vede nulla, c'è gog.com, Poste Italiane, IMDB e Twitch e Amazon. Non ci sono nomi, non si vedono nomi. Ti faccio lo screen così mi dici se vede roba strana. Ti faccio lo screen, ma non si vede sicuramente nulla. Lo mando in privato. Non si dovrebbe vedere nulla. Non credo che si veda nulla. Perché ero su promozioni. Stavo guardando qua. Perciò per fortuna non c'erano i nomi. No, quali no, per carità. Su quella mail lì sicuramente non mi trovano. Ma si attaccano se vogliono beccarmi su quella mail. Quella mail lì la uso per roba seria, mica per roba come loro. Vabbè. Apriamo questa stanza se si può aprire. Sì, si può aprire. Ti amano? Loro sì, loro amano spillarmi i soldi, ma non solo loro, sì. Ok. Bella sta stanza, bellissima sta stanza. Questa qua me la ricordo, ragazzi. Almeno stavolta non facciamo quei mostri putrefatti. Scrive l'impiegato. No, lui no, perché lui? Lui no. È questa, vero? Chiave piccola, vecchia chiave, sempre piaciuta. Chiave barbuta, sempre piaciuta. No, non è di qua. Andiamo dopo a prendere le cose utili. Luke, grazie Lupin. Grazie. Grazie Michel. Gentilissimo. Ma tizio, non è una brutta parola. Io ho sbagliato, ma non sapevo che avevo la cosa mail aperta a pieno schermo. Comunque non c'era nulla di grave per fortuna. Ah, ecco, la vecchia chiave si usa qua. Pure importante, è sposare il cestino.
Sì, ecco qua. Perfetto, andiamo a vedere. Ricetta aperta, rapporti biologici. Allora, contenitore. Insetti morti, io dico che schifo, veramente. Testamento da lettere, questi qui sono bellissimi. Alma, non li vedremo perché li abbiamo già letti di là. Tutti i miei colleghi sono morti o moribondi, che allegria. Alma, 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 Martin Cracco, poveraccio, ho fatto una buttatina qua. Allora, cominciamo. E pensate che è solo un amo da pesca, eh. E non ci basta l'amo da pesca. Andiamo qua. Vediamo questo. Esca di apri. No. Che non ci basta ancora. Ci serve qualcosa ancora qua. Ecco qua. Ecco le esche. Una qua e l'altra qua. Stavolta ce la facciamo, eh. Eh beh, subito la droga mi ha inviato tanto. Una parola gentile per te, ma certo, grazie di cuore per oggi. Sta bellissima sta cosa. Oh, la vespa mi vuole mangiare! Vai via, vai via. No, l'ha uccisa però la povera petta. Apetta, apetta, ritmo. Ecco qua. Via, 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 che mi morsica! Jack te l'ho mandata, grazie. Grazie, grazie, grazie. Nonnetta, nonnetta, il nome del papà. Ritmo, ritmo, onorina. Mi autorizzi a farla sentire? Mi autorizzi a farla sentire, Simone? Parola cattiva. Parola cattiva. Parola cattiva. È che... non sei zen con certe squadre, non sei zen. Io sono zen su tutto il mondo del calcio. Per me puoi mettere qualsiasi maglia che vuoi. Lo so, non sei zen, non sei zen. Zen. Dire, ah, beh, io la rispetto, sta squadra. Sì, come no. Però, TG, TG. Comunque, ci siamo, TG, TG. Perciò la parola cattiva non è una brutta parola, eh. Abbiamo l'emblema del vento. L'emblema del vento, io non mi ricordo mai dove va messo qui nel gioco. Non mi ricordo dove l'ha messo questo emblema, non me lo ricordo. L'ho fatto con Gile, non me lo ricordo dove l'ha messo. Non ho più quale idea dove l'ha messo questo emblema. Scatola pronto soccorso. Cosa c'è qui dentro di buono? Eh beh, uno sprayetto. Lo so, lo so. La parola cattivella è che non sei zen. Ma non ha senso perché non sei neanche un ultra. Cioè non è che dici, ah beh io sono ultra della squadra e quindi... Cioè non è che sei ultra, se eri ultra lo capivo ma... No, non posso prendere più niente. Tornerò, tornerò, tornerò. Ma qui c'è qualcosa. C'è una letterina, letterina, letterina. No? Niente. Qualcuno ha preso qualcosa, c'è gente che indaga qua. Ti autorizzo, Jack. Va bene, sentiamo allora questo, il tuo, l'audio leggendario del tuo padre. Siete pronti? Bella. Tipo valzerino, che bello, eh beh, ma è una leggenda assoluta tuo padre, mamma mia, massimo rispetto, veramente. Leggenda al padre, esatto, esatto. Allora, adesso penso che dobbiamo andare in una stanza pericolosa, ma non troppo. C'è una cosa da fare sicuramente, fra poco, un attimino, eh. Tizio, rimani, che adesso arriva la persona che tu hai sempre voluto conoscere nel gioco, fra poco. Hai presente una certa re, non ti dico il nome, re, non te lo dico, non te lo dico il nome, non te lo voglio dire, non te lo voglio dire il nome, ma arriva adesso, eh. Esatto, bravo,
La incontriamo perché devo andare in quella stanza, ma prima vado ancora a prendere questa roba, perché Chris non ha un po' di spazi liberi. Se aveva due spazi in più, prendevo tutto, fondevo le due erbe, tac, invece niente, tac. L'emblema del vento, lo so Eva, lo so, anche Lupin l'adora. Gamble, non è abbastanza punti, dai, ti do un po' di punti per gamblare, dai. Onore ad Game Cuts, ti diamo, ti do 5.000 punti, vai, gambla quanto vuoi, vediamo un po'. Vada d'azzardo, signore, tanto questi sono punti virtuali finti, non si perde nulla. Vada, signor Game Cuts. Cooldown, ci vogliono 40 secondi, abbi pazienza, sai com'è, devono ripristinare il cash, ovviamente, il cash, incredibile. Ovviamente io nella vita reale sono contrario al gioco d'azzardo, no? Non per moralismo, ma perché ha distrutto tante vite, tante persone. Non è una questione di moralismo, è una questione che ho visto tante persone... Oh no, ho sbagliato stanza. Bravo Saci, io nella vita reale sono contrario. Dico, però, pokerino con gli amici senza nulla in palio, fatto, pokerino con gli amici. I giochi di carte sono belli, il cioè anche altri giochi, sono un sacco di giochi belli. Blackjack è bellissimo, c'è in Red Dead Redemption, c'è il Blackjack. Cioè io non ho proprio nulla. Texas Hold'em come Red Dead Redemption. Esatto, come Red Dead Redemption. Vedi Simone. Texas Hold'em, esatto. Io mi divertivo col Blackjack. È troppo divertente. Blackjack è un jack di quel colore. No, non in quel senso. Non in quel senso, Emma. Non era in quel senso lì, ovviamente. Non intendevo quello, ma... Ok. Fortissimo però come gioco. Bang. Ci siamo quasi, Stiamo veramente facendo un giro allucinante. Sapete che forse ho capito dove va l'emblema del vento, forse? No, non mi ricordo. Niente, non riesco a ricordare. Ma ho bisogno di te. Voglio vedere Game Cuts come se la cava. Sito arancione. Non lo posso commentare pubblicamente. Dico solo che è un sito che ha delle caratteristiche... colori arancioni sgargianti. Un cazzo, sta urcando. Lo so, ero curioso di vedere come faceva il suo gamble, se vinceva o meno. Curiosissimo, gli ho dato 3.000 punti a scatenare la potenza. O 5.000, non mi ricordo quanti ne ho dati comunque. O a scatenare la potenza, tanto qua. Azzurro, sento azzurro, mi fa disperare perché lì veramente ci vuole il cash. Mannaggia quell'azzurro. Ho visto una specie di dea incredibile, ma ci voleva il cash. Ho visto una dea, ho detto, ma questa è una dea. E poi però ci voleva il cash. Già, ci voleva il cash. Adesso sì, ci voleva il cash. Oh, questo qua è l'enigma famoso delle statue, che io lo risolvo sempre per caso, e solo per caso. Proviamo così. Mi piace che poi si muove. Il gesto del bacino. No, si è spostato di nuovo questo. Vai. Dai, che forse ce la faccio. No, di nuovo. Andiamoci. Ok. Almeno quello lì si è messo a posto, dai. Sempre e solo per caso lo risolvo questo. Vai giù. Prima te. Perché prima... La volta scorsa mi ha fatto sto scherzo. Oh, ce la facciamo! No, come no? Non si capisce. Esatto, quei disegni non servono a niente. Stavolta lo butto giù. Prima quello. Questo qua. Oh, bravo, se n'è andato da solo, visto? Oh, bene così. E stavolta se ne sta. No, si sono mossi di nuovo. Mentre te. Quando muovo questo si muovono gli altri. No! Ah, sei tu il problema, questo qua sopra. E loro mamme, esatto. Ancora? Quando sposto te cosa succede? Niente, vero? Stavolta ce la facciamo, ragazzi.
Oh! Ancora una volta non so come. Non so come, non so cosa ho fatto, ma l'ho fatto. Premi il pulsante, ma è tu che disturba il sonno. Fra l'altro non sono ancora arrivato alla maschera. Sei morto! Esatto. Sei morto! Ah, ma il portagioie! Il portagioie che però non abbiamo nulla da infilarci dentro. Al momento. Arriva. Il sole della luna, grande. Ma ciao, bella gioia, come stai? Ci vuole un pezzo di qualcosa qui dentro. Portagioie. Sole della luna. Cosa c'è scritto? La dea del sole? La luce del sole mi sveglierà. Ci vorrà un stemma di qualche cosa. Comunque te l'abbiamo preso questo. E quindi sta stanza è fatta. Adesso facciamo una bella corsa, ragazzi. Una bella corsetta. Perché sta stanza qua... Tizio ci sei, vero? Tizio ci sei? Ti ho visto che è scritto, quindi... Tommy, Angelo, Lincoln, Clay. Ci hai mezzo Vito Scaletta. Ah, ma yeah, ma è vero. Game over, finalmente ci porterà la vittoria, ci riempirà di gloria. Siete pronti? Stiamo per conoscere il top personaggio del gioco. Let's go! Attenzione! La seguente diretta contiene tracce di... Dio! Dio! Alpha Team, we're here to rescue you. Richard, what the hell happened to you? Ma come lo cura lei? Chris, this place... Get your team out of Beh, almeno muore fra braccia amorevoli. Everywhere. Demoni dappertutto. Don't talk. Don't talk. He seems to have been bitten by a poisonous snake. Si vede. The size of the bite mark is huge. It's huge. It's esperta di morsi. Mary snake. Take my word for it. He needs serum. I left it in another room. I'll go get it. Please hurry. Hold on. I'll be back. Pariendo è quasi muerto. Lo so, dobbiamo fare di fretta e portargli il vaccino. Perché è incredibile, ragazzi. Abbiamo il vaccino contro ste cose. Nuova politica. Preparare i vaccini per i morsi di... Per i morsi di serpenti giganti. E incredibilmente funziona. Nell'originale... no, schiattavo lo stesso. Qua no. Qua invece in realtà funziona. Sei morto! Sei morto! Allora, io cerco di farlo perché secondo me, almeno nell'altro gioco mi dava il fucilone pazzesco. Qui vediamo cosa mi dà. Ok, facciamo più in fretta che possiamo. Giorgi viene a ricordare la fatalità della vita. Sei morto, esatto, si dice morto. Ma non mi parlo più. Ma non è uguale? Non è uguale? Dovrebbe essere la stessa cosa. Quindi. Oh, cavolo lì! Qualcosa di brutto in quella stanza. Non sono contento di quello che sta succedendo in quella stanza, sappiatelo. Oh no, qualunque cosa io devo passare da lì. E perché ho paura che sia un Crimson Head? Io devo ritornare lì, ragazzi. Devo tornare lì. Vabbè. Ecco qua, sì, io. Congratulazioni, hai appena vinto una lampada del signor Ed. Esatto, lampada del signor Ed. Cioè non è una bella cosa, ho paura che sia non uno zombie ma un Crimson Head. Ah, glielo evito. No, alle spalle. La canaglia, alle spalle. Ci pensi? Mi occupo dopo di te. Come sta? Vabbè, solo un po' attenzione. Adesso non ho tempo per combattere. Ah, che roba. Oggi mi ha detto Tizio che ha preso San Andreas. Ha preso non solo San Andreas, ha preso la trilogia GTA 3, GTA Vice City e San Andreas, anche sul mio consiglio perché li adoro. Quindi potrà giocare anche Vice City, ragazzi. Il 3 con gli italiani. Mannaggia, ragazzi, che gioco. È bellissimo il 3. Andiamo da Rebecchina e da Richard. Noi di Richard ci interessa poco, ma Rebecca tantissimo. No, dai, sto scherzando, loro ci serve. Agli italiani. Sono tostissimi. C'è la famiglia Leone. La famiglia Leone. Ok, andiamo avanti. Siamo arrivati. Ecco fatto. Qui dentro. Inseminiamo, vai. Magari, vai. Io vedo che Rebecca era già impegnata con quello lì, con Richard. Inseriamoci anche noi. Da 2 passiamo a 3, più siamo meglio, no?
Giusto, ecco qua, siamo passati a tre. This is what you wanted. Thank you. I'm gonna give you a shot now, Richard. Faccio un'iniezione. Tieni duro, vabbè, vedi che... Lo sapevo io che... Here. Take it. Carry yourself. Fai molta attenzione, vabbè. Richard. Perché è morto? Okay. Ah, sono sveglio, che paura. Rebecca. Rosa chimica sempre sei i nostri cuori. Comunque sono sorpreso quell'arrangiamento che ha fatto Simone, è bellissimo quell'arrangiamento musicale. Richard needs you now. As soon as Richard gets better. Gets better. Rebecca, you okay with the gun? Basta la pistola. All right. I'm going to continue my investigation. Basta sì la pistola. Be careful. Be careful. Okay. Grazie Rebecchina, tanto tesoro la mia Rebecchina, adoriamo tutti. È dolce, dolce, dolcissima. Dobbiamo andare avanti. E ora abbiamo uno zombie di cui occuparci. Oh, perché siamo qua? Perché? Scusatemi, c'è qualcosa di strano. Perché sono in questa stanza? Ah, perché l'ha portato qua, giusto. Ecco un secondo scopo, penso che sia quello di farsi... Chris, no? I could pretty much treat any wound. Want me to treat your wounds? Sì. Yeah, would you? Guarda. Oh, ci siamo. Mamma mia, è come la vecchietta di Zelda, ti curano completamente. Somebody sure knows how to get a deal. Most of the medical supplies here are from Umbrella. Umbrella. Bella sta scena. Non la conosci l'Umbrella? They're only the biggest taxpayers around here. Che dolce. They make most of these medicines right here. Homegrown. Ma dov'è che t'ha morsicato? Lì. Ah, ok, ci penso io, tranquilla. Ci penso io. Grande Rebecca, ragazzi. Io non so cosa metterci dentro questo. Non penso che ci vada lo stemma del vento. Posso anche provare. Non mi ricordo cosa va nel portagioia, ma... Comunque... Ah, ma poi dovevo portare anche l'altra cosa. Ci va niente. Come non ci va niente nel portagioia? Devi illuminare il sole. Ma come lo illumino sto sole? Come lo illumino il sole, scusa? Ma che carina gira proprio buona, esatto, esaminiamo. Ah, premuto. Ah, devo premere da entrambe le parti. No, bellissima. Maschera mortuaria senza occhi, il naso. Abbiamo preso la prima maschera, quindi abbiamo mantenuto i patti con oggi. Guardate, dovevamo prendere la maschera. Rebecca è carina. Sì, Jill è il top assoluto, è vero. Jill è proprio qualcosa di pazzesco. Jill, non voglio dire robe strane, ma Jill è Jill. Ovviamente, però Rebecca è carina perché è dolce in quel senso lì, molto molto dolce. Voglio prendere questo. Fiaschetta. Abbiamo un paio di cose da fare. Devo prendere anche. Tanto ci va la gemma, esatto. Sì, nell'altro ci va la gemma, è vero. Ma adesso posso aprirla con la chiave dell'armatura sta porta? Penso di sì. Sì, posso aprirlo finalmente. E qui sarà utile dar fuoco a ogni cosa che si muove dentro. Ah, vado a prendere la cosa blu, così posso recuperare il primo oggetto. Tanto che abbiamo la gemma blu, usiamola. Oh, sto zombie come rompe. Lo stiamo ignorando, non ci interessa di lui. Uno zombie non interessante. Lo zombie lì ha fame, ma... Che succede? Are you okay? No, non voglio venire da te. Want me to treat your wounds? No, voglio solo andare avanti. E voglio togliere il catalessi. Come la catalessi? No, sei svegliissimo, cavolo, ma hai appena detto una cosa utilissima. Comunque è vero, Jill è il top assoluto. Rebecca è proprio quella ragazza carina che, diciamo, Jill è più da fidanzata per il tour estivo dei posti incredibili, tipo hotel, cose varie. La paralisi facciale, ho capito cosa intendi. Ah, intendevi quello che ti attraversi. La faccia non viene a me, la faccia, è sempre al corpo, ma la faccia è diversa.
Se ne accorgo. Sì, beh, intanto mi piglia male qua, mi piglia tipo un crampo qua, qui in questo punto. Stavo pensando che sembra incredibile che tutte le estati io sto sempre male, e quest'estate è calda come le altre, però quest'estate qua non mi ha fatto male. Secondo me è una questione psicologica, possibile che questi problemi respiratori siano legati a qualcosa di psicologico? Non ho mai pensato che la causa fosse psicologica di un problema respiratorio, ma si vede che la felicità, le milf, Afrodite è il top, Afrodite per me. Volete uno dei personaggi più belli mai visti, Afrodite. No, quindi è solo poeta di fucile, pensavo di più. Credo che sia arrivato al punto. Quale punto? Tante malattie sono legate al psicologico. Eh sì, è vero. Vabbè, sta cosa l'ho sempre pensata anch'io. La cosa qua dello psicologico e delle malattie legate. L'ho sempre pensata. Mi ha sempre risuonato dentro come frase. Ho sempre trovato qualcosa di veritiero, almeno per quanto mi riguarda. Abbiamo sbloccato una porta importantissima. Quindi tutto è possibile. È incredibile, tutte le estati ero sempre con l'AFA. Poi si vede che sono più di buon umore quest'anno. Ovviamente conta il fatto che si passa il tempo insieme. Te, ti do fuoco. Oh, bene. Come bruciare uno? Ah, qui c'è un pericolo però. Qui c'è un pericolo, ragazzi. Qui. C'è un pericolo bruttino. Perché è la famosa stanza, visto? No. Non me lo fa fare. Era troppo bello per essere vero. Diario del custode. Questo qui è quello che conclude benissimo. È quello delle pustole, i pezzi che si staccano. Buonissimo, ucciso buonissimo. Prude buonissimo. Mamma mia che bella sta frase. Ci testi. Perché non è uscito? Tanto lo so che ci sei. Tanto lo so. Via. Colpito alla testa. Che botta di fortuna, ragazzi. Che botta di fortuna. Colpito alla testa. One shot up. Beh. Chiave piccola. Steve di Mafia 2. Steve. Oh mio Dio, Steve. Inquietantissimo quel personaggio, Steve. Hai ragione. Inquietantissimo. Ma che bello, abbiamo fatto soltanto la testolina. Tanto non dovevamo più tornare in quella stanza, comunque. E siamo di nuovo al completo. Il respiro è anche un mio problema. Poi capito che mi ha spiegato il venire dell'ansia. Ma pazzesco, ma pazzesco, ma incredibile, pure quello legato all'ansia, ma pure quello. Ma Simone, ma guarda quante cose. Ma ti rendi conto che il corpo umano è una macchina da scoprire? Ma ti rendi conto che tante cose che pensiamo, diamo per scontato, non sono quello che sono? Nulla è ciò che sembra, nulla è ciò che appare. La canzone di Battiato. Pazzesco, io sono rimango sempre sconvolto. Disturbi intestinali? Sì, me ne sono accorto perché a me pigliava i disturbi intestinali quando avevo la tensione, periodo di esami, prima degli esami o durante gli esami, anche durante gli esami, stavo male, quindi oh, lo stomaco, pazzesco. Quindi quello sì, quello lo sapevo. Qui c'è qualcuno? No. Cos'è sta roba? No! Scusa se ti ho fatto aspettare! Sei pronto, Goku? Cannone speciale! Non posso fare nulla per fermare che gli zombie vengano di qua. Non c'è nulla che posso fare. Comunque è interessante, Simone, sta qua. Il mio cannone. Il cannone speciale, beh, è super speciale. Ah, siamo arrivati in un bel posto. Qui bisogna fare quella roba della pianta. Bene. Questo posto lo facciamo. Io non respiravo, sentivi pronto, chiusi per caso, boh, mi sentivi meglio perché l'ansia mi si era abbassata, gli ansiati mi è passato. Ah, ok, beh, vedi che ogni persona reagisce diversamente. A me mi piglia lo stomaco basso, l'ansia, mi piglia sempre lo stomaco basso, a te invece quello alto. Vedi che ogni persona ha i suoi funzionamenti, i suoi ritmi. Ritmo! Guarda, questa ci stava alla grande. Allora, intanto carichiamo la fiaschetta qui dentro. Ma pazzesco, comunque Simone, ripeto, il corpo umano è strano, eh. Non è una roba che dai per scontato, il corpo umano è micidiale. Non è rimasta nemmeno una goccia di cherosene, ragazzi. No, Jack, che intestinale, noi vediamo su quelli intestinali così. Mi sentirete, ovvio, ma quella sempre, so che fa un po' schifo, ma è la verità.
Allora, qui devo fare un giro non da poco, ma almeno concludiamo, fra l'altro con bellissimi discorsi oggi, concludiamo sta parte, anch'io, sì, ma alla fine l'ansia sti problemi li crea, non è mai stato un segreto da parte mia, quando, essendo uno che vive, che ha vissuto l'ansia, che la vivo ancora, la vivo tuttora, non è che l'ansia mi è sparita e dico che bello, non ho più ansia, sì, col cavolo, magari, fosse vero fare il balletto del secolo, ma non posso, purtroppo. L'ansia, sono un salico. No, ma a me Ema non fa impressione, ironicamente a me queste cose non disgustano, non disgusta nulla. Ci siamo quasi, facciamo sta cosa dell'erbetta. L'erbetta del re. Ah, quanti giri dovremmo fare per aver tutto? Avendo una forma d'ansia grave, lo so, ma potrebbe stare meglio. Io non lo so com'è possibile, forse perché mi sento più sicuro, sai cosa significa mi sento più sicuro? Non economicamente, mi sento più sicuro proprio di... Mi sento protetto, non so come dirlo, mi sento protetto dalle persone che ho accanto, mi sento più... come se potessi fidarmi bene. So che è diverso. Posso. Ma non è che mi sciolgo anch'io adesso che trovo qua. Fammi spompare sta lucina, la bottiglia si è aperta. Ok, sto intendendo che veramente qua è un posto strano questo. Esatto, quello proprio non è che posso dire mi sento sicuro, purtroppo su quello onestamente non penso di avere alcun tipo di certezze o garanzie o sicurezze nella mia vita, quindi assolutamente non posso dire quello, ma il resto, almeno, mi sento comunque più benvoluto, perché prima avevo una tensione il fatto di non significare nulla per questo mondo, avevo sempre questo pensiero di essere insignificante, sono un pezzettino di sabbia nel mondo, ma anche i pezzi di sabbia comunque fanno la loro parte, quindi comunque sia, non la rinnego sta cosa. Maschera mortuaria, che bella. Il problema è che qua adesso che torno ci saranno gli zombie. Quindi vediamo un po' come. L'ansia c'è, la gente che si contraccia con la bambina, dice, no, la bambina dell'esorcista, spaventosa quella. Lo sapevo che veniva là. Posso anche occuparmi di voi, Non li vedo bene però. Bello! Io ho bisogno che Chris riesca a colpirne uno alla testa, uno solo dei due. Ma Batman bro! Proprio lui! Dai, la testa! Niente, né uno né l'altro. Non è andato come volevo. Non è andata bene. Per questo favorevole al caso che se voi disperate meno mangi. Sì, in effetti, su quello ha senso. Però la dignità nella vita è sempre fondamentale, la dignità è qualcosa con cui non si può non vivere. Poi a volte ci si fa schifo da soli, in realtà a volte succede di dire, ma cavolo, mi faccio più schifo da soli. A volte, però, di solito no, perlomeno ho una coscienza, quando mi guardo allo specchio mi sento a posto con la coscienza, dico, non ho fatto nulla che non andasse fatto. Perlomeno mi sento abbastanza tranquillo su quello. Mai fregato nessuno, mai fatto danni, mai rovinato la vita a nessuno, c'è una cosa positiva almeno quello. Quando posso andare tranquillo. Are you okay? No, ho bisogno del tuo aiuto, Rebecca. Sì, Rebecca, andiamo. Scateniamoci. Ad esempio quando mangi la pasta col ketchup si dice. Sì, in effetti, anch'io ho mangiato delle robe che ho detto, cavolo, non potevo prendermi di meglio, quindi mi tocca quello. Ah, devo esaminare sta maschera. Abbiamo preso due maschere oggi. E sapete che abbiamo questo video sviluppa più serotonina nel cervello. Più luce solare, esatto, la luce resettiva con gli insieme che ha sicurezza, la mente svaga. A me succedeva d'estate, incredibilmente mi succedeva d'estate questo problema respiratorio, beh, ovvio, perché se ci pensi, l'estate fa caldo, ed è caldo fa brutti scherzi. Allora, facciamo ancora una cosa. Do fuoco a un tipo e poi posso salvare. Sono contento quando gli ho dato fuoco, non prima. Ma gli ho dato fuoco, dico, oh, finalmente gli ho dato fuoco. Comunque sì, è vero, ha senso sta cosa, la serotonina. A me fa certi effetti l'estate, veramente. Certi effetti, anche cose che non posso dire, ma
effetti, diciamo, più vitali, vitalità, veramente, vitalità, come se avessi... ha perso, no, vabbè, succede, rip, facciamo rip che incazzi. Tanto mi dice Jack che è morto, non so più, cioè, in realtà non siamo mai morti qua, okay. In realtà no, però. È bello se poter dare fuoco tutti e due. Sei morto! Sei morto! Ovviamente no, ha dato fuoco solo a uno. Io ci ho provato. Ci ho provato a dare fuoco a tutti e due, ma non ha funzionato. Va bene, Luke. Io tanto adesso, ragazzi, salvo adesso. Penso che per oggi abbiamo fatto quello che andava fatto. Non sono ancora soddisfatto dell'esplorazione. Si può fare di più. Si può fare molto di più, ma molto, molto, molto di più. Infatti, secondo me, avrei voluto farlo off screen, ma se poi mi mangiano, vi prendete la scena in diretta. Quindi facciamo mercoledì. Io le lastre, usci broncopatia diffusa, già me. Ma cos'è una broncopatia diffusa, no? Problemi ai bronchi, ma cavolo. Ma sì, perché si infiammavano. Si sono infiammati, ho capito cosa intendi, si sono infiammati. Vabbè, adesso salviamo, Ancora? Rebecca, voglio solo salvare, non voglio... Want me to treat your wounds? No. Voglio solo salvare Rebecca, vedi che c'è la macchina scritta, fammi salvare. La voglio tanto bene Rebecca. Pazzesco Simone, pazzesco, non pensavo che... E poi non hanno trovato nulla per sbagliare magnetica. Ciao. Sì, quando fai i test, non avevo niente. Ah, si sbagliò, vabbè, non si sbaglia il dottore, è un altro conto in effetti, è un altro conto ragazzi, si sbaglia il dottore. Mi segna calo temperatura per domani, ma speriamo ragazzi, speriamo. Però, se mi viene il temporale non so.